Ed eccoci tornati in diretta per passare la prima serata di questo martedì insieme con il campionato a squadre in diretta dal Red Italia Billiards di Salerno per proporvi la prima giornata del campionato a squadre di Serie A. Sono già stati giocati due incontri oggi, quello tra Quarto e Barbini, il singolo all'italiana che ha visto vincere il Cannibale che Due incontri sul televisivo. incontri sul televisivo, chiaramente. L'incontro avete potuto seguire sulle reti Rai, quello tra Quarto e bambini e a seguire quello tra Agnello Michelangelo e Achille Mignolo vinto dal campione di Mola di Bari. In regia Fabian Artl perché oggi non ha mollato la regia il nostro Fabian Simone Favalli alle soggettive. E accanto a me il mio fantascientifico socio, anche nelle premiazioni, nelle... <ride> Presentazioni, <ride> anche le premiazioni Socio Tro, troppo buono il troppo buono assolutamente lo sai sono che... un po' incartato nel, nel nuovo referente a bordo campo de, de, degli atleti no perché è una bella novità effettivamente eh, i, giocat i giocatori avranno modo di chiedere un timeout e nel timeout possono chiamare un referente che è defin definito prima della partita per chiedergli un consiglio sul tiro, un consiglio per prendere una pausa anche sulla gestione del gioco in generale. Allora, l'incontro che vi stiamo per proporre, poi parliamo un po' di questo eh, campionato a squadre, quello tra il Lucky Club di Calangianus, rappresentato dal campione di San Vincent Fabio Mura e da Alessandro Mascia, che tanto ha fatto parlare di sé vincitore del meeting internazionale di Calangianos qualche mese fa e uh, i rappresentanti invece del Golden Eagle uh, Carlo Dio Maiuta e Fabio Margutti quindi una bella partita tra quattro bei giocatori ma adesso intanto che l'arbitro Francesco Elettorale sta facendo eseguire dai capitani diciamo così il tiraggio alla banda per chi si aggiudicherà la l'acchito parliamo un po' Di questo campionato a squadre, come ha detto prima il presidente Mancino in presentazione mancava da qualche anno più di 10. L'ultimo se non erro è stato quello del 2010 vinto dalla compagine 2011. 11, vinto dalla compagine di eh, del Bassamarea, il Super Squadrone cinque volte campione d'Italia consecutivamente. Mancava e sotto legida della nuova tra virgolette, federazione, la FISB. Eh, si comincia col botto con questo campionato composto da otto squadre che si svolgerà integralmente presso la Red Italia Billiards di Salerno, questa magnifica sala e sponsorizzato da Red Italia Art di Marco Giordano che è anche chiaramente proprietario di questa magnifica struttura, voluto fortemente nell'organizzazione da Rocco Summa. Da Giuseppe De Luca, un po' de West Machina dell'organizzazione proprio qua in sede, e comunque organizzato in tempo record proprio per mettere insieme questa bellissima manifestazione. Ricordiamo che questo, che questo campionato è dedicato a un caposcuola della scuola salernitana che ci ha anzitempo lasciato e parliamo di Agnello Origlia che era davvero un amico di tutti, uno che ha insegnato, eccolo qua Agnello che ci ha lasciato veramente troppo giovane, poco più che sessantenne, uh, io personalmente, io Gianluca ho tanti, ho tanti ricordi suoi di quando venivo qua e sono venuto qua a fare scuola e quindi sono sicuro che Agnello si starà godendo da un palco d'onore questo inizio di campionato, giustamente dedicato a lui, grande amico tra l'altro di Marco Giordano. Intanto, inquadrato Fabio Margutti alle spalle, la, presid la presidentessa, come la chiamiamo noi, eh, Nerella Muzzi, che è, ormai la conoscete, insomma, Calangianus, la sede del mondiale, gli ha dato i giusti. Uh, come si dice, gli ha dato giusto merito perché lui e il marito Paolo Scaramuzzi hanno veramente per un mese e più monopolizzato il mondo del biliardo. Abbiamo detto otto squadre che si sfideranno in gruppi di due giornate, la prima giornata e la seconda che verranno uh, proprio svolte in uh, questi due giorni, il 31 gennaio oggi e domani 1 febbraio. Terza e quarta giornata invece che vedranno le squadre combattere il 20 e il 21 di marzo e poi il 5, il 6 e scusate la quinta, la sesta e la settima giornata si svolgeranno tra il 17 e il 19 di maggio per poi arrivare ai playoff del 20 e alle semifinali e finale del 21 maggio. Le squadre poi cominciamo a fare la telecronaca di questo incontro sono l'Ache Club di Calangianus una, ehm, una squadra capitanata dal, dal campionato del mondo 2019 Ciro Davide Rizzo che vede come protagonisti Fabio Mura, campione di San Vensano, Alessandro Mascia e quindi questa coppia che state vedendo, Giacomo Margineso anch'egli eh, che è stata la wild card del campionato del mondo per meriti perché ha vinto la selezione, Tommaso Giovanni Primonna che in queste competizioni sembra proprio a suo agio e il campione italiano dei nazionali, Camilo Gomez. Masterclub di Taranto, capitanato da Marcello Di Lena, che è ben fatto davvero in questa prova. Eh, vede al suo nella, nella compagine Achille Mignolo, il campione italiano dei eh, professionisti in carica, Natalino Scorza, Giovanni Metrangolo, Mauro Bembi e Massimo Di Mola. Andiamo poi in quella di. Della, adesso non le ho dette in ordine, andiamo in casa Red Italia Billiards, uno squadrone Andrea Quarta con la fascia di capitano. A seguire Giuseppe Abruzzese Rossano Torre, Giuseppe De Luca, anche, anche organizzatore come vi ho detto mh, prima di tutto l'evento. Vincenzo Consagno e Michele Gatta. Ci spostiamo e andiamo al nord dell'Italia in un posto che ci ha molto caro. Quindi siamo, li, lo conosciamo questo nome per. La Fibi Challenge di Arco di Trento, quindi la Tonelli Hotels. Rocco Summa, uno degli organizzatori di questo campionato, è il capitano e che dirigerà le fila della sua squadra composta da Sandro Giacchetti, Paolo Marcolin, Vecchione Fioravante, Riccardo Nuovo e Nicolas Fillia. Adesso giù a sud, arriviamo in campagna per la Trickshot. Il gradito ritorno di Antonio Lamanna, che è partito dalla categoria dei Master, ma praticamente l'ha già abbandonata, ha conquistato la semifinale qui a, qui a Salerno, insieme a Daniele Monterreali, Santi Caratossalo, Giovanni Triunfo, Pasquale D'Agostino e Gaetano Romeo. Tutte squadre, squadrette proprio eh, appena. E adesso andiamo dall'altra parte, andiamo sull'Adriatico, Remo Potalivo capitano della squadra The One di Montesilvano, Michele Cosci, Tommaso Capasso, Giuseppe Consagno, Riccardo Barbini e Rossano Rossetti a fargli compagnia. Sempre in centro Italia per la Golden Eagle del giocatore molto conosciuto Antonio Scinocca, che ha eh, tra le sue fila Francesco Auletta, Fabio Marguti, Carlo Diomaiuta, Giovanni Muro, Paolo Infortuna, quindi questa, questa squadra eh, che, state, che state vedendo, che vede appunto in copia Fabio Margutti e Carlo Diomaiuta. Ultima, ma soltanto in ordine di apparizione, la squadra toscana del Valdelsa di Colle Valdelsa. Pierluigi Sagnella ne è capitano. Marco Ganghini, grande ritorno per lui, contentissimo di rivedere il nome di Marco insieme a questi che adesso vi dico che si chiamano David Martinelli, Alberto Gori, Matteo Gualemi e Michelangelo Agnello, qui c'è qualche mondiale in questa formazione, ma giusto Aspetta che faccio i conti. Martinelli 2, Matteo Gualemi 2, uno normale una squadra, Michelangelo Agnello 2. Normale ma insomma. Sì. sì, sì. C'è anche un vicecampione mondiale che ho Jacchetti. Sì, allora vicecampione <ride> mondiale anche Agnello. Sì, sì, vabbè, facevo sì. per dirti. E eh, va bene. Allora, spero di aver detto più o meno tutto, ma poi in questi giorni saremo. In questi giorni, oggi l'abbiamo detto, domani ripresenteremo un po' quello domani che Domani iniziamo campionato. alle ore 12. Alle ore 12. Così ha detto il mio socio, io mi fido a seguire questo incontro. Quello che vedrà contrapposti la manna Caratozzo contro. Summa Marcolin: Mura traversino a tre pappi. No, 180, 180, 180 passate forte, <ride> no, no, 4 passate, Fabietto si voleva assicurare il filotto, e giustamente gliel'ha lasciata andare come si suol dire 26 a 4 il parziale della, di vantaggio, secondo me, ma dici che aveva l'idea di levarsi anche di levare il pallino no, perché gli ha troppo colpo mm. per levare il pallino. No, no, no gliel'ha proprio lasciata andare perché almeno ha detto vanno per terra. Vediamo la risposta di Carlo Di Umaiuta Sfaccio che comunque interdetto parzialmente dal pallino Riesce ad evitarlo in modo brillante Diomayuca ma non riesce a incandelare la palla avversaria sul filotto La gambetta alzata a destra da parte di Diomayuca prima di tirare è bellissima sì, sì, Si è... Se lo fa sempre ce la, fa, un... ce la fai vedere al replay? Suo biglietto da visita No no dall'altra quadratura frontale Tac, tira sulla gamba. Eh, eccola qua. Quando sta per scaricare l'alza. Tac. Eccola. <ride> sempre lo fa. Sempre lo fa. Lo fa sempre. Carletto. Abbiamo visto tirare questa buona raddrizzata. Con il, era una sventaglina negli intenti, solo tagliata a poco. Da Alessandro Mascia. Alessandro Mascia. Che ora. Magari conosciuto meno dai non addetti ai lavori, ma dagli addetti ai lavori sicuramente conosciuto, dal meeting internazionale di Calangianus li ha, li ha messi in fila tutti. Proprio belli dritti come, come soldatini. Giocatore veramente bravo e solido, amico, compagno di coppia, ma grande amico proprio del Re di Goriziana. Questo signore che sta per arrivare al tiro: Fabio Mura. Classe 1985 Fabietto Amura. Eh, si è tolto una gran bella soddisfazione che non sono riusciti a togliersi anche i più grandi del biliardo. Lui, nell'edizione del Gran Premio dello scorso anno, dell'anno 2022, quindi qualche mese fa, ha coronato un sogno: sogno quello di, di vincere il Gran Premio. Non so se fosse questa l'intenzione di, di Alessandro però hanno annuito quindi probabilmente gli ha consigliato questa parte di pallo. Vantaggio di 30 a 13 per la coppia sarda. Ricordiamo che la partita in coppia all cento, alla, alla specialità italiana è un po' più lunga del singolo, siamo a 150. Il bello qua è proprio vedere come i giocatori... Eh, si consiglino, e quindi speriamo anche di imparare qualcosa da questi consigli. Aiuta diciamo Arbuti di forzare quindi probabilmente passare all'interno tra Castello e Pallino. Questo ah, sì. eh, è un bel rischio. È un rischio che tutto a posto, sì, tutto e a è posto, qui, secondo me. All'interno di questo pallino qua non ci si passava mai. Allora, se fosse stato in pena d'acchito nella sua pena iniziale, avrebbe, avrebbe potuto anche passare. Doveva essere o il pallino in pena d'acchito o la battente più angolata. Perché se sennò... no, o ha stimato di un aiuta che lo prendesse dalla parte di sotto, non dalla certo. parte centrale. Però, insomma, alla fine. Tutto sommato è andata benissimo ma la coppia Margutti di Omaiuta. Hanno realizzato 8 punti. Addirittura il Fato ha voluto che la miglia gialla si depositasse subito dietro il castello. Io, qui, andrei da americana. Eh, se ci no metti betting, la stecca, ma sì, al limite stai dritto e la taglia. Eh? Se tu la batti da lì nel centro del tavolo, <ride> allora perché dobbiamo anche divertirci il mio socio mio non padre. è altissimo Mascia. Mura è cresciuto Mura è cresciuto <ride> e, e se ma deve... Mascia non è altissimo quindi c'è anche una sorta di scomodità sì però no, obiettivamente se nasci no, dal allora, centro se tagliando nasci... cosa deve succedere? ecco no, no, magari di sicuro così è più scomodo se partisse da più dritto con l'effetto sarebbe più comodo perché se.? Ah, beh, se porti, Eh, ecco. ma anche se vai in accorciato. Eh, ma così col ti pallino ti no. Si eh. parte uguale, eh, effetto. Alla fine è una eh beh, buona presa vabbè, di. Eh, ma così, ma. Non è che mi, è, mi sia piaciuto eccezionalmente. Ma era così. aveva tanti punti marci. Veloce, eh? Deve rimpallo in mm, Ora è un po' pochino più nel centro. La bianca, quindi. Se piglia allora, piglia disfaccio... della buca beve. No. S sì. l'interno era scoperto dai. è chiaro che un po' dopo stare più sulla quale è difficile prendere l'americana e se la prende di sfaccio non beve c'è il pallino quindi no, quello lì non ho un problema a prenderla, prenderla sullo scarso beve fare la bricolla ma c'è il pallino a meno che non, non lo prenda proprio pieno che gli va dietro ma non, non ci vedevo grandissimi punti a perdere il rimpallo subito quella, la classica porzione tra sfaccio è, è dritta ma quella è imponderabile però tutto sommato si è messo bene. Vediamo come intende risolvere la posizione Fabio Margutti. All'angolo di prima a cambiare i quadrati. Alla fine buona manovra difensiva ma non realizza nessun punto Margutti Garuffa per Mascia. scia sull'interno della palla in questa mezza garuffa rimane corto giro a disposizione di margutti giro praticamente impostato infatti di palla piena va leggermente avanti margutti a ingaruffare vediamo se risale in difesa mi sembra leggermente corta e giro a disposizione di Fabio Mura adesso un giro dove si gioca fondamentalmente la palla, la palla bianca la gialla più si sporca meglio è in questo caso hai fatto una bella steccata esattamente, Fabietto. esattamente così Fabietto utilizza 8 punti, tutto perfetto. Qui un pallino a favore per eh, Dio al largo del castello: eh, peccato per Dio perché questa presa di Bilia, questa presa di pallino poteva essere sicuramente migliore. Era un pallino molto invitante perché portava dentro al castello, presso troppo pieno, offre a... a Mascia la possibilità di questo giro che tiene basso di forza, realizza 6 punti. Bella conclusione da parte del Sardo. Sì, l'unico neo di questa conclusione è il pallino a favore. Che allora potrebbe non essere proprio obiettivo, sicuramente è guida per questo sponde palla di Margutti. L'alternativa, chiaramente, poteva essere saltargli un attimo addosso e tirare a ingaruffare Margutti sullo stretto 44-28 per la compagine sarda. Chiamasse Fabio Mura, Alessandro Mascia. Mascia è un ottimo colpitore, eh? potrebbe pensare anche di battere lo striscione, di lasciare andare il braccio. Ho dato un'occhiata al punteggio, Quindi secondo me decidono di battere lo striscione, come dire, siamo avanti, invece no. Hanno fatto il pensiero contrario. Siamo avanti, cerchiamo di chiudere il gioco. Un buon tre. Un buon tre perché penso che questa bricolla sia impostata, sia difficile da scavare per prendere i birilli e arrivare in quella zona. Quindi si dovrà riferire sicuramente a un gancio che non ha sicuramente in quella posizione a forza del pallino. No, invece è andando al largo, a... sì, eh, sta in largo. piano. Bello, eh, Una, un controllo. Sì, qui avete visto rispetto a quel gancio che abbiamo visto da parte di Migno nella parte nella partita precedente, che se noi eravamo in registrato ma è già fruibile sul nostro canale, mentre Mignolo ha dato una steccata rigida, rigida. per chiudere, eh, invece Diomaiuta in questo caso ha dato una steccata accompagnata per, accompagnata per favorire eh, l'allargamento della biglia avversaria e farla scivolare sul largo proprio su quel pallino. Tre di calcio per Mura sullo stretto bigliè. Depositate a ridosso della mezzeria longitudinale garuffa. Quindi sono importanti Gianluca i numeri al biliardo, magari come riferimenti, però alla fine quello che conta è la steccata perché un ugual punto di, di attacco sulla sponda con due steccate diverse dà assolutamente una resa diversa. Assolutamente sì. Su, sia sulle conclusioni di prima sia sulle conclusioni di calcio. Sì, i numeri sono decisamente importanti come riferimento iniziale su esecuzioni di questo tipo dove c'è anche tanta meccanica. Eh, la, la meccanica è sicuramente più importante anche, anche perché a parità di battuta sbagliando la steccata o la forza l'esecuzione si, si stravolge. Dai la stessa battuta con una steccata rigida, gli passi davanti. Ammorbidisci, vai stai più verso l'angolo. Insomma, la battuta la, il numero ti porta nella città, la, la sensibilità ti fa trovare la via. Classe socio che paragone calzante! Ti è piaciuto? Bella, 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 bella. ho scioccato mm. <ride> trasfondi di calcio qui Fabietto sta cercando l'attrezzo giusto e quello più lungo sta rivalutando l'uscita in ultima sponda sono stato un Abbondante, è eh? stato un po' largo una 23 qua. Però mica tanto vediamo. Magari chiude a quest'ora non sono stato largo, no, è stato molto più preciso. Però lui ha fatto però 10. lui perché ha realizzato 10 punti, l'altro bravo, bravo Fabiette, eh, è della coriziana È della coriziana, ragazzi si fa subito sentire insomma si può giocare peggio eh? sì. <ride> sicuramente si può fare meno è 31-57 scava un bel gap eh, comincia 26. ad essere un discreto vantaggio eh? anche più che discreto Nico voglia di ritornare a fare qualche gara in coppia bisogna attrezzarsi la gara in coppia si sì, volentieri cavoli eh? ti giochi il campionato a squadra e ti metti in coppia <ride> Vai, e fai una alla settimana si eh? si sì, sì, no qui no. è bella di due sono stato accusato di linciaggio se non mi metto a rifare il campionato a squadra si sì, no il campionato a squadra va fatto assolutamente bel sorriso di Fabietto Mura Bricola di mezzo effetto per Margutti. Penso rimanga sotto misura questa palla. Sì, non so se per il filotto ma o sicuramente per l'angolo di prima. Sì, Ti dirò che fare anche il pallino da 4. No, non lo deve no, cercare la... in maniera spasmodica questo pallino. Eh. Ma viene... Per questo tipo di steccata viene quasi naturalmente, anche se gli passi davanti non succede niente comunque. Ma se lo tocca di sopra, se dà un passo forza... Sai perché viene? Perché è da aumentare di forza questa palla qua in questa, questa posizione. Quindi... No, ma se lo piglia di sopra, ah. tocca tra le siniche, dentro la sua, no? Non c'è posto... Per... Eh, no, so, prenderlo di sopra lì. <ride> Ti deve partire la dinamite. Boh, secondo me non tanto. Eh. Se dai tanto colpo e tanto gas, se... lo puoi prendere anche di sopra. Eh. Si sì, considera che ce l'hai di, me di mezza palla, eh, questa biglia qua. Mezza palla scarti a 90. Oh, Oddio. Mezza palla lo prendi pieno. pieno sì. Se dai un po' più colpo, un po' ci più sta, effetto, lo sta. puoi prendere di sopra, allora ci diventa sì, pericoloso. Ecco, questa era una che dallo strato la vedevo meglio. Sì, sì, no, no, ma vederla così. Lì il tanto effetto... Ecco, l'ha levato. Ora lì... Io lo giocherei senza questo angolo. Guarda, vedi che c'è cioè, dandogli sì, sì, il sì, colpo, sì, sì. Lo, lo, gli passa. Ma proprio l'impressione di averlo voluto rispettare, sì. Perché ha, insomma, ha scovato il pericolo che c'era. Se prende di sopra con questa forza se è arrivata alla, alla corta. Di là arriva anche a peridia. Eh. Ed è anche se vogliamo per questo tiro un filo. Timida. Questa forza, che ha valore ancora più la tua tesi. Cioè. Lo... Eh. Sì, sì, se lo tocca, beve o sì. perlomeno può, può rischiare. Di, potenzialmente, può, può, può rischiare può bere. di bere. 63-63 a 31 per i giocatori sardi che stanno ragionando. In questa su questa posizione a scendere ce l'ha scendere così attaccata si sì, è sì, 4 a scendere si sì, si sì, eh, no io intendevo ah, la, la fucilata di 4 a scendere questa si sì, no disfaccio non la vedevo e eh, non trovano la strada del castello rimane dentro Fabietto che doveva prendere una prolunga del 63-31. Effettivamente, però mancano 90 punti alla chiusura. Effettivamente si sì, ci e stava la potrebbe forzatura. tirare, tirare l'angolo anche questa volta. Eh. Sì, sicuramente è una scelta che ha sia la realizzazione insita che la possibilità di portare meglio le biglie dello sfaccio. Infatti, guarda Fabietto ah, cosa sì. tiri? cosa tira. Comunque, più lo guardo, più mi piace come gioca questo ragazzo. Eh? Bravo Fabio, bravo. Al di là del, del, risultato. del risultato che ha fatto a San Benzane, insomma, noi lo, noi lo conoscevamo perfetto, sì. bravissimo. Bravo Fabietta. Fabio, perché quello sfaccio lì non è bellissimo, eh? è brutto senza lungo. Ah, ah. Quello sfaccio lì, ah, no. così dice vabbè perché se sbagli con lo sfaccio lì l'errore te lo fa pagare no, le, allontani, le allontani, sei sicuro che porti l'altra alla sponda corta e allunghi il gioco esatto. poi dopo se nel frattempo, fai anche 8 steola che è nella potenzialità del che tiro che è nella potenzialità del tiro ora l'8 magari, ma il 6, il 4 Cioè è, è, un, è un tiro È un sì, tiro, sì, perfetta scelta impeccabile da parte di Fabietto. lo sfaccio se lo, lo taglia a sinistra troppo per non farlo rientrare la impali sul 2 se non tagli per rischiare di non impalarla sul 2 eh, interno, 2 di destra, ti trasporta poi a rimpallare in mezzo. Insomma, ne ha tante di, di problematiche. Qua è questa è brutta. eh. Questa è brutta, un po' meno brutta. Guarda, forse al volo dalla lunga da di altra, destra, sì. perché se hai subito lì, e dalla lunga di sinistra, scusa. Questa a Prenderla sullo scarso è tutta salva, bravo, bravo Fabio. Eh, ma rimane lungo. Non ha preso una porzione più che altra tagliata fortunatissima. Ma quella si distanza lì gliene, gliene, dà, gliene dà un, un barile La sponda arriva già ruotando. Tanto io a quella distanza li taglio. Contro e qui, Fabietto, no, credo giochi a andare avanti. Sì, sì, anche qui gioca, gioca la forza della corta. La bianca. E questo pallino lo può riaiutare un'altra volta in difesa. Bravo, Fabio. Non certo, ha mica detto che tu le faccia proprio tutte. Proprio a que le quelle le che ti chiedo: eh. Bravo. <ride> L'ha salvato lo sponde mm, ehm, no. Appena lungo. Sì, ma si sono rigiditi un po' nel contatto. E eh. eh, oddio, l'ora lo, non è proprio delle, sì. delle migliori. Eh. Vitale questo ah. sfondo e palla per Dio Maiuta, lo centra perfettamente il carattere, Dio Maiuta 9 punti. Non un contatto felicissimo con il pallino, sfondo e palla a disposizione anche di Machè. Intanto, nel replay, il bellissimo giro Un altro di, 10, Fabio eh, di, di Fabietto oltre al 10 di calcio, anche il 10 sul, tiro front, sul giro frontale. Eh, ma scia. Comunque le stanno facendo veramente eh, tutte ma... i sardi. Eh, stanno beh. facendo una partita mera allora, viziosa, eh, ragazzi. Però si può fare anche qualche cosa meno al biliardo. Eh. Cioè, non è che abbiano fatto tanti errori oh, no. Margutti e Dio, mi aiuta. Cioè, questi hanno fatto sempre tutti pieni. Ora, noi dobbiamo tenere un, un tono di voce abbastanza basso perché siamo vicini al televisivo ma insomma si meritavano favoloso più e più volte entrambi sì, sì eh? assolutamente più 50, 40 a 90 sì, al ma passato. si può stare peggio, più 50 è steola mortale eh? Eh. cioè Margutti giustamente gli è scappato anche un sorriso dice eh sì. non ho mai tirato niente anche perché qua ci vuole il cane lupo, ci vuole eh? ma messo a letto stasera Un accosto del eh, maresciallo dalla, dalla esatto. corta lunga lunga corta sì. lunga, allora questa viene così. Questa è un 42 di uscita. Quindi dovrebbe fare questo, poi qua c'è la speranza che smolli. Non so se a 42 la, la, me la fa tutta quella linea lì o se serve un qualcosa di più giù intorno al 45, vediamo. Vediamo se arriva. Bravo, peccato ma per, eh, serviva comunque, perché è vero che eh, era la differenza di appoggiarsi, dietro, di appoggiarsi o dietro o davanti in faccia. Billa Libera per uh, che giustamente tirava la parte dei destri per non complicarsi l'esistenza no, no. la regola a partita equilibrata serve di tirarlo dall'altra parte e altri 8 e arrivano a 100 impeccabili eh? ho risposto a un nostro amico che ci chiede ci come Nicola Salerno è, be è bella? detto bellissimo eh, la mattina, la mattina a, a correre sul lungomare la mattina godiamo di un panorama oggi abbiamo mangiato vedendo Capri che è una cinquantina di chilometri si vedeva come in una cartolina Girone per Dio ma aiuta allievo lo 3 questa è centrata in pieno eh, bravo, Carletto. dal fuoriclasse pescarese nemmeno male Carletto c'è eh, sì Non me lo chiede. <ride> eh sai, io... se non vedi altri schemi si può tirare anche veloce sul pallino. Ah si, sì, a girare. Guarda, lui... di sicuro in sala c'è Cavallini che se mi ha sentito dire questa cosa qua rabbrividisce perché lui. <ride> no, non concepisce questa. È ateo praticante sul pallini. Ha detto io non ci tiro. Vediamo se mi ha sentito Pietro, se mi ha sentito mi manda un messaggio. Sicuramente no. Tra l'altro, se sostiene con la sua gira largo, Sì, sì. Ah, ok. Sei anche nella posizione che fa tiri la difesa di cappello di prezzemolo. comunque strana. può anche tirare in modo compassato sul pallino, strusciare con la sua allunga eh. e impattarlo pieno, importa per forza che si. Tiri. Sei proprio nella, nella situazione che se la prendi in mezza fai il girone, se prendi il pelo fai il giro. Eh. Non devi smezzare tanto. La concepisci di prenderlo davanti oppure puoi concepirlo anche di, di impattarti? è un po' di una tre che bene o male può arrestare entra entrambe le biglie, sì. la rossa e la bianca. E la tua di grande storno farla strusciare lungo la sponda lunga Sì, grande, ma non grandissimo, riesce, parte via sì, certo. palla, non ci vedo grandi difficoltà. L'abito dell'incontro, l'abito anche della finalissima di San Vensan, mura lui, se lo ricorda molto bene, Francesco sì. Lettorale. A gioca via. piano a rimanere in una zona ibrida si può giocare anche così eh? non era facilissimo andare eh, no, in una zona ibrida si doveva dare un po' di effetto a destra per andare un po' più alto lui l'ha giocata praticamente liscia si doveva alzare un po' di più Comunque se vi va provatelo in, pro, quel, mettetevi il pallino in quelle posizioni lì dentro al diamante di quadro e dove potete tirare in tranquillità, quindi sicuri di dominare la battente, provate a tirare su quel pallino e guardate quanto, quanto spesso può dare degli sviluppi positivi. Non è una botta sul pallino, eh? c'è del eh, strastudiata quella, quel tipo di soluzione. Sta per il polino da 4 di giro credo. Sì, sì. Eh già. Che bravo, ma guarda Ma scia bravissimo. e sì, qua Alessandro ha giocato solo ed esclusivamente Poi il, il 4. Da 4. Sì, sì, infatti io ho detto solo, ho detto direttamente solo il 4. Perché anche questa è una scelta interessantissima dove effettivamente scegli il controllo delle operazioni se avesse preso la palla piena per fare il giro la palla più grossa per fare il giro non avrebbe mai potuto correre con la battente in questo modo si assicura fondamentalmente un pallino perché era in una posizione molto grossa il pallino così staccato e si assicura di eh, portare le biglie in diagonale l'unico rischio che potrebbe avere questo tiro è di pagare eh, qualora le biglie non si fermassero in questo modo di pagare una steola Sì, tra l'altro infatti il giro si tira ancora più largo esattamente mm. dovresti arrivare in corta e risalire una corta a 10 e qui Carletto fa quello che può Beh ha fatto cerca quello che doveva fare cerca di, di rompere la posizione realizza 4 ma lascia uno sfalcio che dovrà giocare con eh, la stecca più lunga, oh, non è detto che giochi lo sfaccio. Eh. Giocare anche eh, il 4 a portarle 4 in forza, bisogna vedere come ti senti a battere. Con, eh. Eh, con lo steccone, bene, bene. Non ti senti mai. Col 4 lì, puoi giocare anche largo. Puoi giocare anche le tre passate. Rischi di saltargli davanti di tre, se spingi lo fai per forza, sì, sì, gli dai sì. la forza di quell'altra in fondo, poi staremo a vedere. Bravo Fabio. Si è cercato di riportare al centro la bianca il più possibile per non perdere lo sfaccio. Si mantiene comunque nella parte superiore, cioè lo lasci lì il pallino. Quindi. Questo Fabietto, ragazzi, ha messo anche i capelli bianchi. Eh, eh sì. L'esperienza. Guarda, eh. che adesso a parte tutto, eh, sia Carlo che Fabio, Margutti non hanno tanto da rimproverarsi perché è vero che no, Margutti non, Mar non, 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 non gli sono mai capitati: tiro. ha tirato un giro e l'ha fatto. Sì. Poi altri tiri non gli sono capitati, tutte uscite al volo e brutte. E fondamentalmente, Carletto, quando ha dovuto fare lo spondaquara, l'ha fatto. Il girone l'ha fatto, qualche filotto l'ha fatto. È vero che si sono, proprio se vogliamo fare un'analisi completa, le biglie si sono fermate anche in posizioni un po' non convenzionali, un po' ibride, ma è, avviene quando le partite prendono questa piega. Eh sì, poi qualche volta veramente non puoi farci niente. A rialzare il pallino da tre, ah no, in estrema finezza. C'è dei quattro punti Margutti. Quando si parla dopo non è mai un, un buon segnale. No. <ride> eh, sicuramente un po' in affanno. La coppia Marcuti di aiuta ma molto più per meriti di, di Maschia Mura. Ma oh, ci mette sotto la stecca. Lui che è anche un brillantissimo colpitore. Eh. No, sì. Vediamo se la gattonera nero fa il suo corso naturale. No. No, è eh, un no. atomo o no. scarso grosso. Il primo, primo tiro sbagliato a 115 ci sta. Eh? Sì, soprattutto sbagliato a 115 <ride> metri. Anche quindi, insomma, ci sta assolutamente. Carlo Di a striscia di misura, probabilmente. Ah no, gioca a giro. Molto bene Ha giocato benissimo. Molto bene. Eh, dal punto di vista. Dal punto di vista di tattico lo perdi... Sì, lo perdi quel pallino. Il giro ah, era la, così, la così. La striscia era così brutto, sì. Eh, Sarei un po' stato tanto largo, segnavo giocare la forse di super misura. Eh, non fa no. mai un giro a vuoto. 4 punti, 121-65. Tempo di gioco? Oh, oh, oh. Gancio per Margutti. entra troppo eh, questa è la giacchetta originale eh sì hanno scritto un messaggio Arbalus ci scrive Fabietto mi sa che uno che sa dove va a dormire l'anguilla eh. sì, Fabietto lo sa è una, è una giacchettata tu sì che sai dove dorme l'anguilla. <ride> 60 punti, 56, sono tantini. No. Hmm. È bella, Ci questa, se, eh, ma io tirerei lo striscio per, eh, per allontanare. Eh, se non le fa le allontani, rimetti nel quadrato del pallino anche eh. il giro. Se poi fai tre, eh, se si fa anche il girone, eh, allora... Eh, allora ragazzi, fatele tutte, eh. allontanate lo stesso. Anche se il girone è venuto leggermente largo, però ce al 4 si tagliando di più a fare. Poteva anche averlo, ora è piccolino lì, eh? Sì. Un, po un sorriso di Dio mi aiuta che dice qui, qui: non tiriamo mai un tiro. Come sta questa storia? Eh? Questa risponde piglia. Mi sa che non c'è. Eh, a... Si guarda, si guarda, ma si va di tre. Cosa, qua come staresti per loro? Se fossi a essere Margutti, a no, la bassi o in eh, o in pelo. Devi tanto, trovare eh, devi trovare qualcosa. Se la guardi sì. al contrario e proietti una partita di queste a 60, eh, eh, loro Chiaro. sono a 30 e te sei a, 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 a meno 25. A quindi a insomma, sì, sì no, ma, ma a me piace. Tanto, ogni tanto si rischia di pagare giro proprio se, se prendi un pelo un po' disgraziato ma da lì non, non succede un granché questa non, non, non è che metti fai una messa anche io adesso tra l'altro la vedo ma non è che fai una messa che no, pensieri capito infatti crei veleno ancora 4 punti e ancora biglie portate in difesa da alessandro mascia garuffa per carlo di maiuta Sul largo difende. Qui soccio? No, al volo di sfaccio. Al volo di come la prendi. Eh. Sì, ora prenderla di sotto può essere rischioso. Se crea shock e l'impatto, quel pallino è un po' pericoloso per la bevuta. Eh. Prima ah 4. che batti sulla parte sinistra mm. del pallino e ti fa fare la bricolata. Per questo che starei più sull'interno e gli dare la forza, più sullo sfaccio di gli dare la Lo so forza. So cosa non gli darei. L'effetto eh, non di sicuro. Eccolo lì. Eccolo Ma eh, vedi? <ride> se prende quel pallino ne può bere un chilo. Quello che ti avevo detto avevo paura. è per In quello teoria... che sarei stato davanti. Sì. In teoria, Perché qua guarda... se ne beve va dentro. Eh. Sì, sì in teoria l'effetto buono lì però ti dà una mano perché ti porta più verso, verso il centro più tagli più vieni verso il centro se gli dai l'altro sì, li batti sì, addosso ti fa, ti fa anticipare ah, la esatto. battuta dio mi aiuta bricolla due punti per lui però ecco qui eh, si parla del volo no anche effetto o non effetto però una steccata rigida chiaramente te la fa prendere davanti una steccata un po' più accompagnata come quella di Mascia certo. te la fa prendere di sotto il punto è lo stesso ma cambia non è tanto importante l'effetto ma il modo in cui la mandi via vibrata quindi un po' più rigida e qui primo errore di calcio di, di mura di mura che rimane corto che abbasta anche di, mo di molto corto e poi quelle corte eh non arrivano eh, eh, sì. eh qui c'è anche il problemino di dover tirare con il pallino sotto infatti si ausilia dello steccone Sì, per non doversi troppo stendere sul tavolo e eh, questo ha inficiato di molto la resa la resa del tiro ne realizza due detto anche il minimo sindacale non per colpa ma proprio per dov'è che è finita al 10 sì, anche di prima e al pallino è stato sì, di prima eh, non riusciva a irrigidirla perché sennò va bene anche di 2 a rientrare e Mascia trova questa difesa sul traverso del tavolo Sì, giustamente Maschia con umiltà sullo stretto gli ha dato la forza non okay. c'era come si suol dire da salvare il mondo comunque al di fuori del risultato questi due ragazzi giocano davvero un bel biliardo ora la la prova d'appello sarebbe, e sicuramente ci capiterà di vederli, magari capire come cambia il loro gioco in tensione. Aia, 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 aia. deve ausiliare anche Alessandro Mascia dello steccone qua ha allungato la stecca personale diciamo senza troppe pretese difensive qua a giocarne solo una eh, sì. nel punteggio gli dà assolutamente ragione 133-69 la coppia sarda e qui raddrizzata per fabio margutti dalla grossa di terza seconda terza decide di giocare un passaggio e non mi dispiace assolutamente questa ah, giocata bene bravo fabio questa scelta anzi giocata benissimo e eh, su questo biliardo, qua può essere davvero interessantissima averla nella stecca. Questa è un biliardo che abbiamo visto, insomma, rigidino sulle, su queste esecuzioni. Quindi. E ritorna in zona pallino con la sua Fabietto Mura. Ed è sicuramente un'ottima idea a questo punteggio, per ritornare nei pressi del pallino. Alla Garuffa libera però Margurti. Mancano 17 punti per aggiudicarsi il punto. scia mura per club Lucky di Calangianus è eh, non una buona esecuzione questa di, di Margutti che perde il controllo delle biglie C'è di dissenso con la testa per il pescarese mura la solita ottima qualità di steccata sulle palle davanti 4 punti che accorciano ulteriormente l'incontro a meno 13 coppia sassarese dalla conquista di questo punto per la squadra dell'Aki Club di Calangianos Dio mi aiuta, buon filotto per lui. Eh, ma non ritorna al centro con la battente, offre un'altra opportunità in risposta a Mascia che quest'anno all'esordio nella Fibis Challenge di Trento ha fatto tremare il cannibale ah, si sì, ha perso alla bella all'ultimo tiro penso a 588 Mi sì, sì, un... finale al brivido dieci generalizza 10 prende il rimpallo che oltretutto non gli inficia neanche la possibilità di trovare difesa quindi vento in poppa per, per la coppia sarda e direi che forse i giochi si concludono qua definitivamente. Sarà solo questione di qualche steccata per decretare vincitrice la coppia sarta. Intanto ecco il capitano della, della squadra del Golden Eagle proprio dietro la coppa con la, con la sua dolce metà. Eh, non sarà contentissimo <ride> Del risultato parziale Che sta, che sta vedendo Però insomma È una partita che è nata male Per la coppia pescarese È proseguita peggio Quindi Adesso è solo uno Il birillo che manca Una coppia sarda Per aggiudicarsi l'incontro Margutti non tirerà più eh no. Deve fare il super miracolo Dio mi aiuta, Dio mi aiuta ci ha abituato a cose impensabili, ma sì. questa è veramente un'impresa ardua. Diciamo ci ha abituato, il cognome gli corre incontro, però insomma. però qui c'è da scomodare, c'è da andare nei piani <ride> altissimi, piani impensabili. È eh. un parziale 64 a 1 può essere impegnativo, in effetti, no? A 0 perché se fanno uno gli altri, eh, uno non c'è, quindi, quindi deve essere a 0. 64 a 0. Dai, che ha detto, sono solo 8 volte 8. Il Dio mi aiuta target <ride> di questo fine partita. Eh, questa era una roba dura da chiudere eh, sì. Match point per Alessandro Mascia, e voi mi raccomando, non scollegatevi: Nicola andrà a prendere qualche battuta a caldo dai protagonisti di questo incontro, e chiude Mascia con un bel filotto di seconda e fa suo questo singolo, porta il punto alla squadra del Lucky Club di Calangianus. Poco da rammaricarsi per la coppia di Omayuta Margutti, in effetti nella parte iniziale e centrale dell'incontro, non hanno mai avuto nulla da tirare. Complice anche una bella prestazione della coppia sarda. Questo è il tiro di chiusura che corre al replay. L'arbitro Francesco Elettorale che risistema le biglie al centro del tavolo. Ed eccoci qua in questa bella giornata dedicata al campionato a squadre, avete, come vi abbiamo detto in presentazione, avete potuto vedere in diretta a Rai due incontri veramente belli, quello tra Quarta e Barbini, e da seguire Agnello contro Mignolo. Hanno vinto rispettivamente il campione del mondo e il campione europeo sul quarta sul neoprofessionista Riccardo Barbini e Agnello sul campione italiano dei professionisti, grande livello di gioco perché in questo campionato a squadre è ritornato anche quello, ci sono i top player, ci sono veramente tutti. Ed ecco intanto Nicola, impostazione in di intervista, a te Nicola. Eccomi qua con Carlo Diomaiuta Carletto, una partita iniziata male e proseguita peggio, però molti meriti a vostri avversari che ve l'hanno fatte proprio tutte. Hanno giocato benissimo e complimenti sia a Alessandro che a Fabio, non ci hanno fatto giocare per niente, sempre i massimi e noi siamo stati sempre costretti a rincorrere e non ce l'abbiamo fatta. Prendo una battuta al volo anche da Fabio, Fabio eh, purtroppo non ti sono capitati tanti tiri, era più la volta che andavi a cercarla anziché le volte in cui potevi fare dei punti. Allora loro hanno giocato benissimo. Eh, hanno fatto sempre dei capolavori ma le meccaniche giuste le forze giuste hanno, giocato, hanno fatto quello che dovevano fare noi purtroppo io non ho aiutato molto Carlo perché lui ha giocato bene poi chiaramente il distacco il divario era tanto quindi è sceso un po' anche Carlo perché sai quando il distacco è tanto io ho provato ma purtroppo ho fatto 4-5 biglie corte non cortissime, però corte da pagare il tiro sempre. Eh, Fabio, mi ricordo su un traversino, ha fatto 10, eh, poi su una biglia. Un angolo, ha fatto una... due angoli di fila 8. Eh, ma di, di, sì, che vede il doppio angolo. Anche quella lì l'ho fatta leggermente corta, altrimenti, magari, un'altra partita. Poi, sai, le biglie erano. Effettivamente, erano abbastanza bruttine da giocare perché sempre un po' storte, un po' attaccate a sponda, un po'... quindi insomma alla fine non era facile, però io non ho aiutato molto Carlo, anche uno sponda che l'ho fatto corto, anche lì se l'allungo un po' di più magari un po' gliela rendo più difficile la vita, lui ha giocato benissimo perché per fino a metà partita ha provato a fare, ha fatto una serie di 9-9, però poi ce l'hanno fatte tutte quindi bravi. <ride> Merito sicuramente alla Coppia Sarda, comunque insomma ci sarà tempo da rifarsi, siamo solo alla prima giornata, quindi in bocca al lupo a entrambi alla vostra squadra. Grazie. Prendo due parole al volo anche da questi ragazzotti piccolini sardi, Gianluca, facciamo passare. Venite ragazzi, venite, venite. Uno da una parte e uno dall'altra. Allora parte da Fabietto. Va. Fabietto, eh certo, ti abbiamo lasciato un San Vincenzo straordinario, torni qua al campionato a squadra e decidi di rifarle tutte anche qua, ma dove vuole arrivare questo Fabietto Mura? Buonasera a tutti, prima di tutto, eh, niente, dove vuole arrivare? Prima di tutto nel gioco mi devo divertire, eh, diciamo che dalla, dalla vittoria di San Vincenzo... Forse ho preso un po' di consapevolezza e quindi sto giocando più volentieri, sto giocando anche con voglia e meglio soprattutto, sto facendo il facile bene, eh, nel difficile ho visto che, che mi, salvo, mi salvo bene. Eh, eh le fai tutte, quindi così si vince? <ride> eh sì, si vince così, se non le fai tutte è un problema. Eh, niente, Poi per me giocare in coppia con Alessandro, far parte di questa squadra qua è, è un onore, è un piacere. E niente, abbiamo formato un bel gruppo, speriamo che, che continui così. Di divertirsi e di andare avanti nel miglior modo possibile, bene. Fabietto, prendo due parole anche da Alessandro. Alessandro, davvero una prova impeccabile. Amici da tanto tempo, Sardegna unita, Sassari e Cagliari che si uniscono. Insomma, quindi, davvero tutto molto bello. Sì, è andata bene. Abbiamo giocato abbastanza bene. Ci siamo trovati in sintonia quindi. Ci siamo divertiti, l'importante è quello. Otti ottime scelte tra l'altro anche da un po' di capello bianco d'esperienza esperienza, insomma. Eh? Sì, sugli angoli magari, è andata <ride> bene. Soprattutto quelle, delle bellissime scelte. Hai tirato un giro, un pallino da quattro soltanto su un giro largo, ti faccio davvero i complimenti Alessandro. Cresciutissimo, colpivi già bene, adesso giochi davvero un bel biliardo. Guarda, ti abbiamo fatto davvero tanti complimenti quando hai tirato solo quel pallino da 4 su quel giro con la biglia avversaria che era attaccata alla sponda lunga, hai badato a staccarti, a giocare 4 e hai fatto il giro largo, giustamente però avete guadagnato ancora vantaggio. Era a colla quindi um, per staccarmi un, un po' meglio andare verso il pallino l'ho preso un, un po' più scarsa, quindi sapevo che il giro veniva largo. Sì. Per il pallino. Gianluca, due, due orologi svizzeri questi ragazzi sardi, a te la però, linea per la chiusura. Però ci aveva detto giusto Fabietto Mura in una delle più belle interviste che io ho mai fatto nella mia vita, sono cresciuto, noi ti abbiamo un po' preso in giro Fabio, però sei cresciuto davvero davvero tanto, giochi un biliardo bello, fai il facile benissimo e in questa coppia coadiuvato da Bibi, come è il soprannome di... Eh, Bibino, Bibi come è il soprannome di Alessandro Mascia, eh, fate davvero paura. Quindi, io tutto quello che vi posso augurare è di andare avanti a giocare così e come ha detto Fabio, di, di divertirvi perché questo è assolutamente la cosa più importante. Ho atteso il rientro di Nicola in postazione per salutarvi, non è un saluto. Uh, definitivo per questa sera è soltanto una rivederci tra qualche minuto dove eh, dopo ci abbiamo un'altra bella partita eh. e dopo abbiamo la manna Caratozzolo contro Summa Marcolin Ah. Insomma, al totalizzatore c'è di peggio. C'è assolutamente di peggio. Se giocassimo io a Nashim sicuramente sarebbe peggio. Ma eh, noi sì. siamo qui seduti, Belli fermi qua. e buoni. abbiamo le, le poltrone anche comode. Sì, quindi. comodissime. Ci vediamo davvero tra poco. Tra su non Adesso. ve ne andate, eh? mi raccomando, e ricollegatevi. Fai vedere la campanellina, Fabian. Da, sei pronto? Eh, eh, qua, eh, eh, Fabian. Eh, sempre, sempre pronto il nostro Fabian. Mi raccomando, a tra pochissimo. Ciao.